Buongiorno ragazze, sono finalmente uscita di casa. Scusate, ma sono pienissima di cose. E questa è la situazione della mia macchina. E no, per fortuna, anzi spero, non ci sia un granché di ghiaccio, perché papà ieri sera gentilmente mi ha messo questo specie di telo. E infatti ragazze, oggi la situazione è questa. La temperatura è di 2 gradi. C'è sempre il simbolino della neve, ma qualcuna di voi mi ha spiegato che non è perché nevicherà, ma perché potrebbe esserci ghiaccio sulle strade. E sono le 9, quindi adesso dobbiamo per forza andare, perché prima di arrivare oggi sicuramente impiegherò un po' più di tempo. Mi sono un attimo fermata qui al bar, visto che ero di strada a fare colazioni, e adesso sono alquanto in anticipo per la strada. Pensavo infatti ci fosse un po' più di traffico. Sono appena arrivata qui al parcheggio dell'outlet e siccome ho un quarto d'ora di anticipo, direi che è ora di darmi una sistemata a questo viso. A casa faccio la base viso e poi ho il mio astuccetto dei trucchi e mi porto dietro le cose di modo che poi possa truccarmi bene anche quando sono fuori casa. Avevo anche il temperino, quindi inizio con la matita per sopracciglia di Mesauda e ridefinisco le sopracciglia proprio poco poco, perché comunque non voglio una cosa iper super mega definita. E come vedrete anche praticamente fra poco, per lavoro non posso truccarmi eccessivamente, perché comunque credo che truccarmi troppo in questo caso non è una cosa adatta al tipo di lavoro che andrò a fare oggi. Di solito, forse l'avete visto anche in altri video, quando vado in profumeria, perché vabbè spesso lavoro in profumeria, mi trucco un po' di più, perché lì proprio da una parte è proprio loro che me lo chiedono. Tipo oggi lavorerò da ogni euro e andare lì tutta truccata sinceramente non mi sembra proprio il caso. Per gli occhi uso questa vecchissima palettina, non so se ve la ricordate, anzi se ve la ricordate scrivetemelo giù nei commenti, perché l'ho presa proprio all'inizio, che avevo aperto addirittura il blog, ed è quella di Essence. Sto mettendo il marroncino nella piega giusto per scurire un po' e per dare definizione ai miei occhi, che sono un pochettino grandi. E l'unico pennello che praticamente entra nella mia pochette dei trucchi è questo della Ubu, e mi piace perché comunque lo posso utilizzare sia come pennello da sfumatura che anche per applicare un semplice ombretto. Prendo un po' di blush, questo è tipo quello di Neve Cosmetics in pottino, e lo metto qui sulla palpebra. Un po' di matita nera per anche nella parte superiore. Ho due mascara, questo è quello di Sien e questo è uno che mi hanno regalato l'ultima volta che ho lavorato in profumeria, è di Collistar. Metto prima Collistar proprio perché questo dà tanto volume. Ora proseguo subito con Sien, così mi do una bella mossa che fra 10 minuti, quindi ok, che fra 10 minuti devo essere dentro. E per fortuna un euro, perché lavorerò comunque da ogni euro, è facilmente raggiungibile. Sta proprio nella piazza, è enorme. Adesso che ho fatto tutto, direi che possiamo passare alle labbra. E metto questa tinta labbra qui di Deborah. Dura anche abbastanza, quindi ci siamo. Non sbatte neanche tanto col trucco occhi, è un nude. Sicuramente a fine, anzi poi quando riaccenderò la videocamera vediamo, a fine mattinata non ci sarà o ce ne sarà pochissimo. Direi che adesso spengo la videocamera e ci vediamo dopo. Ok, sono in pausa. Comunque questa è la situazione del rossetto. Adesso io pensavo di fare una bella cosa. Ok, si era scaricata la batteria. E vi dicevo che devo andare un attimo da Eurospin, devo fare un po' di spesa, devo anche vedere qualcosa della linea, quella Fior di Magnolia, se è uscita qualche novità. E anche perché non so se questa settimana o la settimana scorsa ci sono stati anche quei famosissimi profumi, quelli di cui vi ho parlato nel video dei profumi di Eurospin, in promozione a tipo 3,99 euro anziché 5 euro. Tra l'altro volevo ringraziarvi perché dopo tutti i commenti un po' più negativi che ho trovato sotto gli ultimi video, mi dicevate insomma che la qualità dei video era bassa, che mi seguivate con piacere, però insomma i video erano inguardabili,
con questa nuova videocamera devo dirvi che le cose sono migliorate, come vedete, e che anche io mi sono trovata molto bene. Grazie veramente che ci siete state anche in questi mesi in cui la qualità non era proprio un granché. Questo qua è il montalatte, io ne avevo uno ma poi si è rovinato. Detergente intimo viene 1,19 euro. Leggiamo un attimo l'inci. No, purtroppo ragazze ci sono peg, non ha proprio un buon inci. Queste sono le multiuso. Queste invece ragazze secondo me hanno un inci ottimo e 85 centesimi. Queste le uso spesso, sono le salviettine intime e queste le prendo e 99 centesimi, hanno un inci ottimo. Queste io prima le usavo tantissimo, sono le salviette struccanti. Il problema è che da poco hanno messo purtroppo il dimeticone, infatti guardatelo qua, prima non c'era e le adoravo, anche perché 99 centesimi, insomma, questo mi piace tantissimo, è quello che metti il dito dentro e giri. Ah, eccola, questi li adoro tutti, c'è il tonico, vi ho fatto anche il video, l'acqua micellare, la crema mani e la crema viso. Un'amica mia sta anche utilizzando la crema viso e si è trovata benissimo. La crema mani mi piace, l'acqua micellare un pochettino brucia e anche il Fabulous Flower, Cool Charm, Rose Touch, Violet Sugar, tutti in promozione a 3,99 euro anziché 5,99 euro, e c'è lo sconto del 33%. Io ho questo Cool Charm che mi piace tantissimo e dura anche abbastanza, ma è buono anche Rose Touch perché è il dupe di Narciso Rodriguez, ottimo. E ad esempio una cosa che adoro di Aurospin sono senza dubbio queste, ossia le salviette multiuso, che io ne compro sempre tipo 3-4 pacchi a volta perché comunque le utilizzo sia in cucina che in bagno e sono molto molto comode. Ok, rieccomi ragazze, buonasera, sono appena uscita dal lavoro, poi non ho potuto più riprendere naturalmente perché tornata dall'Eurospin ho pranzato, ho mangiato proprio tipo una cosa al volo perché comunque alle 2:30 dovevo di nuovo stare sul mio posto. E niente, io vi mando un bacio grande, torno a casa, monto al volo questo vlog, cercherò sicuramente di farlo uscire domani che è l'8 dicembre e ci vediamo nel prossimo video, un bacione, ciao!